6. Allora, sorpresa in campo dal primo minuto, con una prestazione molto positiva, sei andato anche al tiro, hai fatto, potevi anche segnare, quindi sei soddisfatto anche della prestazione della squadra? Innanzitutto buonasera a tutti, aspettavo tanto questo momento perché conosco il mister, ho avuto pochi spazi, però il mister mi parla ogni giorno e sa lui cosa deve fare per la squadra, perché io devo migliorare molto sulla fase difensiva, che degli altri anni non l'ho mai fatta. Poi per la poi riguardo a quelle, mi hanno chiuso molto bene, però purtroppo ho avuto quelle due o tre occasioni che per le mie caratteristiche so che la posso fare molto molto di più. Poi riguardo alla prestazione della squadra, secondo me abbiamo fatto una buona partita, però dobbiamo migliorare nei piccoli approcci, ad esempio il primo minuto che abbiamo preso gol, che là in questo campionato, il campionato è così di Serie B, che non puoi sbagliare una virgola. Sul fallo laterale non possiamo prendere gol così, però ci stiamo migliorando ogni giorno e ci stiamo lavorando ogni settimana. L'impressione è che hai delle caratteristiche, le tue siano caratteristiche per le quali, insomma, entrando a partita in corso riesci a cambiare il volto della partita, forse perché trovi anche magari avversari forse più stanchi e quindi con quelle che sono le tue caratteristiche, ecco, riesci a spaccare, come è successo proprio la scorsa settimana, la partita. È un'impressione che hai pure tu o è forse qualcosa nella quale ancora puoi migliorare, insomma, il partire dall'inizio e incidere come incidi quando entri in corso? A me purtroppo è il primo anno che sto con i grandi, l'anno scorso sì, sono stato a Sassuolo, ma ci sono stato un anno in prima squadra, però non ho giocato molto. Quest'anno è un campionato di Serie B che purtroppo è difficile per me, per le mie caratteristiche. Niente, io sono consapevole che posso fare bene sia dall'inizio che a partita in corso, perché il mio obiettivo è di fare sempre l'uno contro uno. Purtroppo queste sono le mie qualità e sto lavorando ogni giorno per fare ancora molto ma molto meglio. Molto ma molto meglio, quanto pensi che tu possa migliorare anche in fase offensiva? Perché vediamo che hai le giocate, le tenti tante volte e quindi non hai paura di provare anche le cose più difficili, però forse poi ogni tanto proprio per questo tuo strafare ti manca la lucidità proprio per essere letale sempre o quasi sempre. Infatti io da centrocampo in poi faccio tutto bene, poi manca l'ultimo pezzo, no? Di far gol, quello mi è sempre mancato, pure l'anno scorso, gli altri anni, a me me lo dicevano sempre che devo migliorare sul finale, perché faccio tutto bene, però alla fine manca il gol, l'assist.